Ciao da Dove al Sud, oggi prepariamo La torta di mele della nonna con Daniele e Daniela. la ricetta della nonna di Daniela. E cominciamo a vedere gli ingredienti. Vai Daniela! Allora, 4 uova intere, 300 g di farina 00, 200 g di zucchero, eccolo qua, poi ci sono 100 g di burro, una bustina di lievito per dolci e un bicchierino di brandy o vermouth. E poi loro È nat 4-5 mele ci naturalmente servono. le Poi c'è lei. mele. Ah, ecco la nostra mascotte, la pecorella con l'adesivo di Dove al Sud, che vi ricorda di seguirci su Instagram e in più di iscrivervi su. Daniela inizia a tagliare le mele e vi faccio vedere oggi il grembiule dedicato ai Guns N' Roses. Li conoscete? Abbiamo tagliato 4 mele, 2 a fette per guarnire la torta e le altre 2 a tocchetti per metterle all'interno. Le mele che serviranno per decorare la torta vanno insaporite con 2 cucchiai di zucchero, ecco, e il vermouth. Mescoliamo e le lasciamo riposare. E iniziamo a preparare l'impasto. Sbattiamo le uova e aggiungiamo lo zucchero. Aggiungiamo poco per volta la farina. Ecco, prima di finire di mettere la farina, aggiungiamo il burro. Tutto insieme? Sì, tutto insieme. Non sapevi che ti stavo riprendendo, eh? Lasciamo un attimo l'impasto e prepariamo la teglia. La dobbiamo imburrare. Dopo averla imburrata, ricopriamo la teglia di farina. Adesso aggiungiamo il lievito. Questa operazione la fa Daniele. Aggiungiamo le mele all'impasto. Non vedo l'ora di mangiarla. Beh, io ripasso la palla a Daniela. Versiamo il composto nella teglia. Aiutandoci con la spatolina, livelliamo leggermente l'impasto. Ora decoriamo la torta con le mele. Potete coprirla tutta, noi questa volta vogliamo dare la forma del cuore. Vediamo come esce, proviamo, sperimentiamo. La guarnita. Che bella! E questa sarà buonissima. Sì, il vermouth che è rimasto con lo zucchero lo versiamo sopra, così. Ah, quindi è ancora più saporita. Beh, Daniela, che fai? è avanzata. Eh beh, scusi, a me non ce n'è per me. Vabbè, tieni. Ah, pensavo la mangiassi solo tu. No, non lasciatela C'è per anche per me. terra. Buonissima. Inforniamo a 180 gradi ventilato. E aspettiamo, non vedo l'ora di mangiarla Tra poco, io. tra poco. La nostra torta è pronta in 45 minuti. Tiriamola fuori. Poi voi vi regolate in base al vostro forno e fate la prova con lo stecchino. Lo mettete dentro e vedete, si è asciutto e pronta. Ok. Vittoria! Abbiamo messo lo zucchero a velo, guardate che Ma che bella. bella con il cuore, per me col cuore. Bello, Certo. tutto di meno. E adesso la prova assaggio, ce la pappiamo. Che bontà. Buona. Buonissima. Non vedevo l'ora di mangiarlo. Fantastica. E qui termina il nostro video. Ciao da Dove al Ciao Sud. da Daniele e Daniela. Grazie per il mi piace e Condivideteci. condivideteci! Ciao! Ciao.